Inquadrata la nuova reginetta della bellezza, Giulia De Leonibus, eletta in Piazza Marina, città Sant'Angelo, e premiata dal sindaco Matteo Perazzetti e dal vice sindaco Lucia Travaglini. Che serata è stata? Una serata fantastica, non mi aspettavo di arrivare in primo posto, in finale. È stato tutto un excursus di emozioni e tante cose belle, sia dietro al backstage con le mie compagne d'avventura e con tutto lo spettacolo che c'è stato con i cantanti, Maurizio Tocco e la coreografa Roberta Mezzanotte, che ringrazio con tutto il mio cuore. Noi la vediamo in tutto il suo splendore, ma che tipo di ragazza è Giulia De Leonibus? Io sono una studentessa e nella vita aspiro a fare la psicologa e in un secondo futuro anche la modella. Che esperienza sta vivendo con il Miss Adriatico? Un'esperienza bellissima che non aspettavo di trovarmi così bene, e un augurio che mi sento di fare a tutte le mie compagne d'avventura e a tutte le ragazze: inseguite sempre i vostri sogni, sempre, anche quando i sogni sono impossibili da raggiungere, è proprio lì che dovete correre più che potete perché i sogni si avverano. Quindi non è vero che c'è gelosia, c'è rivalità tra le ragazze, perché abbiamo visto un gruppo molto unito. Assolutamente no, non c'è nessuna gelosia, competizione, noi siamo unite, sia nelle prove, ci aiutiamo a vicenda, è un'esperienza fantastica, l'augurerei a tutti. Il primo posto a chi lo dedichi? Alla mia famiglia, a coloro che mi sostengono ogni giorno, dal primo momento qui mi sveglio la mattina fino all'ultimo momento. Grazie ai miei genitori, anche a mia sorella che mi sostiene ogni giorno e a tutte le amiche e amici che mi sostengono. Grazie. In bocca al lupo. Crepi. Grazie mille a tutti.